Un programma che comprende due iniziative dedicate al sociale e agli interventi per chi ha più bisogno. La prima si chiama Pescara Solidale ed è diretta alle famiglie bisognose, cui verranno erogati 5 tipi di voucher accreditati direttamente sulla tessera sanitaria e spendibili solo nel catalogo dei servizi e delle forniture da costituire con l'iscrizione da parte delle attività e dei negozi. Sentiamo il sindaco. In questo caso abbiamo 212.000 euro da distribuire per le famiglie disagiate, coloro che hanno un ISEE basso, per 5 programmi che riguardano l'attività socio-educativa per i minori da 0 a 17 anni, l'insieme per il benessere per i minori da 0 a 16 anni, insieme per il benessere dei nuovi nati, le famiglie al centro con minori di 16 anni, e le famiglie al centro per i nuovi nati. Sono dei voucher che assegneremo da 300 a 500 euro per coloro che avranno determinati requisiti. Le domande si dovranno presentare entro il 31 luglio al comune e le società che parteciperanno a questo progetto per fornire prestazioni e servizi a coloro che avranno i voucher potranno invece iscriversi sempre in una piattaforma per essere utilizzate per questo scopo. La seconda iniziativa, di carattere più emergenziale perché legata al caldo, è quella di prevedere una serie di servizi dedicati. Metteremo a disposizione delle persone anziane, di coloro che hanno bisogno, di coloro che soffrono il caldo, di coloro che hanno più difficoltà, delle persone per poter intervenire nelle necessità giornaliere, che sono quelle dell'acquisto delle medicine, dell'acquisto dei prodotti alimentari, cose di questo genere, per dare una risposta concreta a chi ha bisogno. In questo caso, con il caldo, è meglio che resti a casa piuttosto che esca nelle ore calde soprattutto.